Ok, andiamo avanti. Questo è un problema. Perché è un problema? Come va in giro il paziente così? Come va a cena con la fidanzata? Lavora al ristorante lui. Questo è un provvisorio, denti in plastica. Denti in plastica con la barra che collega agli impianti. Perché si è rotto? Perché? Avrà strappato e è diciamo una delle motivazioni, ma è perché non sono sensibili quei denti. Non sa quanto forte sta strappando perché non sono sensibili. Non sente il caldo, non sente il freddo, non sente la pressione. Sono delle parti come che io ti metto il braccio di gomma perché hai bruciato il braccio? Perché hai messo sul fuoco o perché non sentivi il calore? La verità è perché non sentivi il calore, se no non ti bruciavi. Puoi anche mangiare, masticare, se però non ti limiti visivamente col cibo, se c'hai i provvisori, sai che più dell'uovo sodo, della fettina di pollo, non devi mangiare con i provvisori di plastica, perché è un periodo delicato quello dove non devi condizionare la vita alle altre persone, ti fai il ripiano nel frigorifero con le cose che puoi mangiare, ok, gli altri mangeranno tutto il resto, tu per 6 mesi, un anno devi mangiare cose morbide e liquide. Ci sono tante cose morbide e liquide. Conosciuto qua a Pizza Mania, minestrine passate, brava, Purè di patate, purè molto diffusa, frappè, sempre brodini, ecco, sono mojito. tantissimi. Io posso dire però che per 11 mesi con i No, provvisori ho non dirlo. Non si dice questo. No, noi stiamo facendo queste lezioni, ok, addirittura gli ho detto di farle 2 volte a settimana, Oleg, perché dobbiamo fare tipo i pacchetti di sigarette, no? Così smetti di Dobbiamo fumare. Guarda quanto zoomo verificare. anche, come fai ad andare in giro così? Non puoi. Guarda questo. Questo ci ha mangiato. Dov'è che si è rotto? L'impianto è qua. L'impianto segue l'osso, ok? Se l'osso è qua, l'impianto va messo qua. Poi esterno c'è il dente, chiaramente non si rompe qua, si rompe esterno dove c'è sotto, effetto leva, si rompe, si scheggia. Questo è composito, ok? Ma sopra aveva denti in ceramica suoi o un lavoro diverso ci aveva sopra. Quello vince contro questo. Però per evitare di rompersi questo. Torrone? No, perché sono denti artificiali. Non ci mangiare, poi i cibi X, quali sono i cibi proibiti? Le nocciole, i cibi che c'hanno i noci Torte. come si chiama? Torrone. Torrone, la fiorentina, no? Dolci fatti in casa, fate attenzione perché i gusci sono dentro ai dolci, i guscetti, non te ne rendi conto. È così ormai quando te ne rendi conto che c'era il guscetto. Per quale motivo? Perché non sono sensibili. Quindi ci sono, senza condizionare la vita agli altri, delle cose che non dovrete più mangiare. Sono i cibi X, quelli che possono avere sorprese. Anche con i definitivi. Se tu no, hai una gamba bionica, che mica ci salti dal terzo piano e dici, si è rotta. Se è bionica, quella non è che più ha prestazioni migliori dei denti naturali. È il contrario. Denti naturali ci rompi anche le ossa del pollo, ma anche lì il rischio che si rompa il dente. Ma perché non si rompe il dente? Perché è sensibile, ti fermi prima, ti fa male prima di arrivare oltre al limite di flessione, di sopportazione. Ti avvisa. Ok? È come se tu sollevi mattoni, ti fermi prima di arrivare oltre il limite. Ma se io ti metto le braccia artificiali si rompe il braccio. Potrebbe essere un'idea mettere una cella di carico sulle frutte. Bravo. E noi stiamo lavorando a Così quello. quando carichiamo Bocca troppo bionica. una bella scossa Bravo. elettrica. Sì. Ma serve un Guarda che questa non è una sciocchezza, è bling bling. proprio su No, nel quello senso a cui sto che. lavorando. Proprio dare di nuovo la sensibilità alle bocche bioniche. Perché se tu risolvi quello, hai risolto un sacco di Avendo solo problemi. il campanello d'allarme. Una piccola scossettina che viene irradiata nel periostio, quando superi un certo valore soglia, si può mettere questa roba dentro alle protesi. Il titanio conduttivo poi sul periostio è fatto. Ci ha pensato ancora nessuno.
Siamo al lavoro sulla bocca bionica.